E buonasera ragazzi, e bentornati su Sembra Fosse Anche Delle Marche. Oggi siamo di nuovo su Feast of the North Star Legends Revive. Mamma mia, che bello. Allora, cari carissimissimi ragazzuoli, oltre a un download, questo video ovviamente è pre-registrato e, come vi avevo già detto, torno a stavolta pre-registrato, perché sì, io lo registro e poi ci devo fare sotto l'audio, perché sto iPad non mi prende il mio audio. Mannaggia, ma va bene, dettagli. Oggi siamo qua per l'appunto per continuare la nostra fantastica storia e sì, ho controllato parecchie volte se registrava. Vediamo anche poi il special, che è bellissimo. E allora ragazzi, se devo essere sincero, ok, mi scrocchiamo, ok, non so quando farò uscire il video, perché allora vorrei farlo uscire la mattina, però non so se, essendo dall'iPad, mi carica velocemente, a meno che, ma dico a meno che non lo faccio, cioè non lo carico alle 11 e mezza circa, così esce tipo a mezzanotte qualcosa, che va a rientrare come giovedì. Adesso sì ragazzi, io sto controllando tutti i vari oggetti che mi hanno, che mi regala il gioco, ma va bene. Nel frattempo vi sto dicendo un'altra cosa proprio. Ok, comunque arriverà un video principalmente su qua, su Dojo sicuro, classiche, le pull classiche che ci andiamo a fare ogni volta. E boh ragazzi, in generale questo vi volevo dire. E boh, ragazzi, mamma mia, questo Spider-Man dell'MCU. Ragazzi, sì, scrivetemi sotto nei commenti come la pensate voi sul fatto di Spider-Man che adesso è della Sony, e della Sony ancora, sperando che veramente ci sia un possibile ritorno di Spider-Man nell'MCU, che secondo me, avendo è iniziato con Spider-Man, con Civil War, dove c'era anche lui, è continuato con Homecoming, ha ricontinuato con Infinity War, idem Endgame, Far From, e che cacchio, lasciatelo continuare, ormai che cacchio senso ha arrabbiarsi, in questo caso stoppare, disdire gli accordi per, cioè, che ormai è iniziato, ormai era nell'MCU, che cacchio senso ha toglierlo, alla fine farlo morire e boh, cioè il mio studio lo puoi morire. A questo punto poi in game apposta di Tony, quindi fare Peter Parker e boh, faceva lui lo schiocco di vita, che cacchio. Ma poi dire, io sono Iron Man, io sono Spider-Man. E poi cioè, e magari potevi fare un piccolo film sullo spino, magari una sorta di spin-off, cioè in generale un film che parlava delle sue origini, come è nato questo Spider-Man di Tom Holland. Ma per il resto non siamo qui a parlare di Spider-Man, ma di Ken. E ragazzi, sì, ho messo Earthfield Spider, sono riuscito a capire come fare. E non è male, cioè non mi dispiace veramente, ragazzi, non sto scherzando. Questo Earth non mi dispiace affatto, lo vedo buono, lo vedo forte, tutto sommato non mi dispiace, si muove in un modo buffissimo. Dettagli, vabbè, sono sempre solo dettagli. E
comunque ho scelto solo del mio team, l'ho modificato e praticamente ho tolto Zed e ho messo Art in pratica, però in base a ho messo quelli più forti, li ho messi in base al livello di potenza che c'erano e li ho messi proprio sistematicamente, perché c'è un modo proprio per mettere come puoi mettere, che appunto c'è la fascia davanti e la fascia dietro. Ho dovuto mettere apposta i primi tre buoni davanti, certo dietro il principale che è Ken, che posso praticamente considerarlo come tank, mettiamola a Dragon Ball, mettiamola alla Dokkan, mettiamolo in questa maniera. Comunque abbiamo visto Rin anche, figo, ok, bello buono. E comunque ci manca poco ragazzi, e oggi andremo a completare anche il capitolo, il terzo capitolo di questo gioco. Ragazzi. Allora, quindi io in questo momento, quando voi molto probabilmente vedendo questo video, io sarò su in montagna con i miei compagni di classe per la giusta che abbiamo detto, sono un video pre-registrato come vi avevo detto, quindi ottimo. Sì, io sarò appunto già in montagna e devo stare per vedere questo video, quando io tornerò farò io tornerò stanco morto, no! Ma va bene. Temo attimo di me, ma vi faccio il video, ve lo carico e boh. Sono guardando comunque del traguardo che abbiamo raggiunto oggi, ieri è uscito anche lo speciale 90 iscritti, vi ringrazio per il traguardo, tra un po' appunto arriverà il 100 che sarà diviso in due parti, condizioni di farlo così e boh. Shizumari kaeru Sazan Cross ni zetsubou no himei ga kodamasuru tsuki akari ni terasare futeki ni warau kingu no haika kurabu chikara naki mono wa asahi sura ogamenai no ka sono toki yami ni sashikomu hitosuji no kibou kurabu no akugyou ni kenshirou ga shushifu o utsu. Ok, quindi qua è il capitolo di Club, quello che abbiamo anche noi, quello brutto, cacoso, tipo Colonel in versione più stupida, più... E comunque sì ragazzi, sto controllando sempre se mi registra. E va bene, ok. No, mi sa che ragazzi domani in pullman, compagno mi sa che mi porto un bel fumetto in mezzo. Mi sa che se mi porto veramente perché il cazzo che veramente sono troppo lunghi questi grandi avventure. Non è che poi gli altri volumi comunque sono dopo. C'è l'introduzione alla quarta generazione e quella お前が一度でも約束を守ったことがあるのか。死ぬだけだ。死ぬだ。町の名がサザンクロス。そして憲法。まさか。北斗神拳生きていたのか。 qua Shin, vediamo. E vi stavo dicendo, nei volumi dopo che sono usciti, quello dell'introduzione alla quarta gen e un altro, che non ricordo come adesso, sta uscendo un altro
E io sto ancora recuperando quello che vi ho fatto vedere nel video del video cosa avevo comprato al Pop Store. Lo trovate sul canale. Questo qua dell'iPad ha difficoltà, ma comunque prossimo capitolo andremo a sfidare Shin e non vedo l'ora. Connessione, ma va bene. Appunto quelli nuovi che sono usciti sono un po' più piccolini, quindi leggi tranquillamente meglio di quelli grossi come questi. Da quasi 3 sono 4 volumi un po' più sottili. E ragazzi, allora qua appunto abbiamo un problema che è qualcosa della connessione. Purtroppo non mi va. E quindi ho dovuto stopparlo un po' prima. Quindi ragazzi, non mi resta che dirvi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Come vedete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, passate dal link sotto in descrizione. Quindi, pica pica a tutti e...